Cartorovica Poloni fornisce tutto il materiale di consumo per tutte le attività commerciali, azienda leader per forniture di materiali di detergenza, pulizia e conservazione di prodotto. Frizzante! Buona settimana a tutti, anche se è già martedì, siamo ciao, in diretta. Ciao. In diretta dalla Giuliana, la nostra mitica Giuliana, il nome del piatto di oggi. Involtini di speck e scamorza gratinata, che io chiamo stronzini. Ok, facciamo vedere come si fa, gli ingredienti. Guarda, questo è il piatto più semplice che c'è. Guarda, scamorza. Lara, c'è ancora la nostra Lara Magone ospite. Ciao Lara! Lara, ma sai che forse imparo a cucinare grazie a te? Lara, anche questo piatto possiamo farlo anche noi. Posso farcela. E io posso insegnarti a fare slalom, Giuliana. Vai, allora, vai, scamorza, tagliata a rondelline e speck. Sì. Finito. Prendiamo la fettina di speck. Due di queste. Le avvolgiamo. Uno. Posso farcela? Ce la possiamo fare, Paola. Grande. Ma sai che Giulia secondo me fa apposta a farsi piatti perché ci ha visto noi due? Sì. Secondo me lei ci ha vista e si è resa conto che abbiamo dei limiti, cioè, enormi. Noi a vedere Giuliana diciamo è facile cucinare. Ma riusciremo a tagliare lo speck? Io la mangio sempre quando vengo da lei. Comunque carina, anche se hai degli ospiti così fai due calicini di vino. Senti, per cuocere cosa devo fare? Mettiamo, guarda, è la mia più bella macchina che ho comprato per la cucina. Allora, io so che questa gli piace, com'è che si chiama? Salamandra. Tutti i giorni la polenta da Giuliana non manca mai. E questa è una macchina molto importante perché ci consente di cucinare continuamente. Sola. Va fino alle 11 quando c'è gente, più cuoce più diventa buona. Poi mettiamo tre tipi di farina. Ah, ecco. Sì, di farina di mais rosso, mais giallo e quella macinata a pietra. Viene una polentina. Devo dire, la polenta qua da Giuliana è proprio buonissima. Troppo, io tante volte a mezzanotte vengo a mangiarla. Sai cosa mi piacciono? Anche le coruste, quelle che vanno. Io a mezzanotte mangio quello che c'è in giro. Bene, suona qualcosa. I piatti sono pronti, i nostri ospiti sono a tavola che ci aspettano. Perché sono sempre felice e perché ogni giorno è leggermente frizzante. Uno, perché mi occupo di cibo. Due, perché sono sempre in ottima compagnia. Lo dico proprio. È la prima cosa. Volevo fare gli auguri alla nostra Francesca, perché Francesca è diventata dottoressa! Bravissima! Si è laureata in marketing, diventerà la nuova Paola Battaglia. Cosa vorrai fare da grande? Paola Battaglia. Mi sembra un ottimo obiettivo, devo dire. Senti, grazie Lara sempre della tua presenza, sei una grande amica, amica di Giuliana, e io so che vuoi fare una domanda. Giulia è sempre splendida, però stasera mi colpisce ulteriormente, a parte le orchidee che sono splendide. Che cosa porti alle orecchie? Da una parte ti riconosco, con la ramazza in mano.
Spiegaci tu, te lo passo, spiegami. Vorrei sapere che cos'è le orecchie. Allora, mi ha portato una mia amica da Parigi. Questa è Cenerentola che sta scopando. E sei tu. Sono io. E poi a mezzanotte va a cercare il principe azzurro. Vede che c'è a mezzanotte, sono sempre io che lo sto cercando ancora. Se c'è qualche principe azzurro che voglia venire qua col cavallo bianco. Anche oggi mi sento Maria. Carissima Julie, se tu cerchi il principe oggi lo potrai trovare un po' vintage, anziché il cavallo bianco un po' grigio. Se va bene stess, no dai, qualcosa di buono c'è ancora in giro, Julie. Ergo debù galmo. Speriamo. Assaggiamo, perché in realtà questo è un stronzini. Non so se c'è un nesso tra principe azzurro e stronzini. A colere si dice una sgolardata. Però l'unica cosa è litigare un po' col pentolino. D'altra parte, di plastica, di terracotta li abbiamo usati, finiscono in pattumiera e questi resistono meno. Pagina Paola Battaglia, pagina leggermente frizzante, pagine tutto di più, c'è Lara, ci siamo tutti. Ma ricordatevi sempre che l'unico diritto che abbiamo nella vita è di essere felici. Ogni giorno è leggermente frizzante. Grazie a tutti.